We're clear-eyed about the fact that ISIS will try to take advantage of any vacuum to reestablish its capabilities and to create a safe haven. We will not let that happen. In fact, just today, U.S. forces conducted a dozen of precision strikes, airstrikes, within Syria, targeting ISIS camps and ISIS operatives. And finally, we will remain vigilant. Make no mistake, some of the rebel groups that took down Assad have their own grim record of terrorism and human rights abuses. We've taken note of statements by the leaders of these rebel groups in recent days, and they're saying the right things now. But as they take on greater responsibility, we will assess not just their words, but their actions. Thank you so much. Mr. President. Dentro dei vostri cuori, tu dici, dentro le relazioni familiari e sociali, è dentro che bisogna lavorare per preparare la strada del Signore che viene. È una buona opportunità per fare una buona confessione e chiedere perdono di tutti i peccati. Dio perdona tutto. Dio perdona sempre, sempre. Che è tempo di rinascita spirituale, che è tempo di perdono e di liberazione sociale. Perché ha portato molto piacere la mia proposta di mettere il palco d'onore al centro non solo la signora Liliana Segre, ma in omaggio a tutte le donne, specie in questo periodo. A fianco della signora Segre ci saranno altre due donne, le nostre mogli, e noi staremo ai margini una volta tanto. Presidente, buonasera. Abbiamo una prima che è l'ultima di Meyer. Meyer è stato un grandissimo sovrintendente, veramente un grandissimo. Anche il periodo del Covid dove ha fatto qualcosa di straordinario, ma è sempre stato estremamente collaborativo, estremamente milanese, a volte si è stati criticati per avere preso sovrintendenti stranieri, ma lui è stato profondamente legato alla città. Ortombina proseguirà nel suo percorso e darà del suo. Ortombina conosce la Scala, quindi io sono sicuro che sia anche lui, anche questa è una buona scelta. Sindaco, io sono francese, quindi non mi sento scaramantico, sono protetto, diciamo. Allora la chiamo la forza del destino, va bene? Benissimo, grazie. Non ho paura e mi diverto con questo folklore di scaramanzia. Ha toccato ferro, ha incrociato le dita prima delle discese. No, io tocco la mia testa. Grazie. Un'opera che rispecchia anche molto il mondo attuale, perché appunto è molto incentrata sulla guerra, quindi credo che si sentirà molto questo parallelo con la realtà e la finzione che viene portata in palcoscenico, però c'è anche molta spiritualità in quest'opera, c'è una richiesta di pace, di amore, di spiritualità che credo che pervada poi alla fine tutto questo insieme di guerra, di distruzione, di miseria che si percepisce andando avanti poi nell'opera.